Direi che possiamo partire. Buonasera a tutti, benvenuti ancora a questo Digital Talk Unexport Manager. Io sono Marco Piva, sono il segretario generale dell'associazione. Questa associazione propone ormai da un anno e mezzo abbondante argomenti a tema degli Export Manager, quindi va a favore degli Export Manager che possono vedere argomenti trattati dai loro pari, dai loro colleghi che sono esperti o di settore merceologico o di mercato paese o di modalità di lavoro particolari. E possono anche vedere o sapere, essere aggiornati su novità, su cose che stanno cambiando nel mondo dell'export e quindi possono usare questi talk anche per aggiornarsi sul modo di cambiare, su opportunità, su incentivi, su modi di lavorare, su opportunità che l'export offre in quel particolare momento. Ogni talk conta di due relatori che affrontano l'argomento di giornata e poi una successiva fase di domande e risposte, quelle che noi chiamiamo le Q&A, question and answer, dove approfondiamo il tema, introdotto prima dal sondaggio di Giovanni Pecorari, che gestisce appunto un questionario ad hoc sul tema di giornata. Oggi abbiamo due relatori sul tema di giornata che è entrare in Cina con successo vedendo una panoramica delle piattaforme digitali e case study. Faccio entrare l'ultimo persona che nel caso specifico arriva da noi, da Sono io, Pechino, tranquillo, Marco. collega. Vai. Allora, il primo relatore sarà Mauro Alice, che è Luxury Brand Chinese Marketing Expert e il suo focus come intervento sarà casi di successo nel mondo della moda attraverso il caso di successo di rientrata di un brand nel mercato cinese e in realtà anche un po' fuori nel mercato della Corea. A seguire avremo Xian Zhang, che è Export Exim Manager della piattaforma Italy Bureau, e il suo intervento sarà sulle piattaforme digitali in Cina, alla scoperta di WeChat e JD. A questo punto, quindi, direi che posso cedere con piacere la parola a Mauro Alice per il suo intervento. A te la parola, grazie. Sì, mi sentite? Sì, ho silenziato, non avrei rumore di sottofondo. Grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i miei amici, i miei export manager e a tutti quelli nuovi. Vi ringrazio per essere intervenuti e intervenire anche prima. Quello che vi voglio parlare oggi è un case history di successo di un'azienda nel settore moda e di un brand che era sconosciuto nei mercati cinesi. Adesso posso partire con le slide, così mi aiutano, mi guidano un po' meglio. Perfetto, si è schermo intero. Ok, il brand in questione è André Maurice, è un'azienda che lavora nel campo e fa un prodotto di alta qualità. Queste aziende, quando iniziai per prima a occuparmi di moda, iniziai nel settore degli outlet, dato che anche io sono di Serravalle Scrivia e qui sapete che c'è l'outlet più grande d'Europa. Parlando con alcuni di questi brand che esponevano nei negozi, mi chiedevano come fare a portare i Daigo. I Daigo sono praticamente dei buyer, sono tutti quei ragazzi che vedete nei negozi con i cellulari che prendono delle fotografie. E mi chiedevano questi titolari di brand come poter portare questi buyer dentro il negozio. Ecco, dovete sapere che gran parte del fatturato dei negozi di lusso che si trovano negli outlet è costituito da Daigo cinesi, coreani e russi. Non è, il fatturato più importante non è senz'altro non viene senz'altro dagli italiani. Ecco, allora in questo contesto i brand più famosi non hanno problemi perché i buyer acquistano dove è più alta la domanda dei loro clienti e pertanto vanno a riempire, vanno a comprare quei negozi che sono più famosi, i brand più famosi, tipo Gucci, Burberry, Prada, diciamo Rami e via dicendo. Per loro non hanno problemi a tirare i buyer dentro. Perché? Perché il loro brand è già conosciuto nel mondo e quindi c'è una domanda di questo prodotto. La mancanza di buyer però nasce maggiormente e principalmente nei negozi che espongono un brand che non è conosciuto nei mercati asiatici, specialmente
specialmente se non è conosciuto in Cina, da dove è più alta la domanda. Ecco, in quello che seguirò, nel slide che seguiranno, vi esplorerò un case history, ecco, da me seguito e vissuto, portato avanti di un'azienda sconosciuta, di un brand sconosciuto, per il quale siamo riusciti a risolvere il problema. Cioè, siamo riusciti a far entrare il buyer e a comprare nei negozi fisici italiani. E questa è la parte più difficile. Questo brand, vi parlerò brevemente del brand per avere un po' di tempo. Questo brand è André Morisse, è una ditta che produce abbigliamento in carta, ma dell'azienda, ma piccolina. L'azienda ha passato da terzista, cioè lavorava per conto terzi, poi ha avuto uscire da questo impasse terzista e piano piano si è creata una rete distributiva con vari negozi, molti dei quali negli outlet italiani. E il brand, pur producendo un prodotto di qualità a un prezzo competitivo, non era conosciuto nei mercati esteri. Avevano provato, avevano fatto fiere, avevano fatto fiere a Shanghai, avevano fatto fiere a Pechino, in Corea e in Giappone, però i risultati non venivano. I brand non decollavano, se non con piccoli ordini che non erano significativi. E in più nessun buyer entrava nei negozi per comprare il prodotto. Si pensava fosse la posizione del negozio che non era centrale, che non era vicino ai grandi brand, ma questo non era il problema. La posizione del negozio non era determinante, intendo la posizione del negozio all'interno dell'outlet. La domanda che mi veniva posta dal proprietario del brand era come fare a portare questi buyer cinesi dentro i negozi. Non si riusciva a capire. Qua vedete una panoramica del brand, del brand di André Morisse, e questi sono i negozi. Da qui è iniziato un percorso, non è stato un percorso né semplice né breve, però direi che siamo stati fortunati e soprattutto perché siamo riusciti, ma anche perché abbiamo imparato tantissime cose e io ho avuto l'occasione di avere un feedback per dimostrare che sì, si può riuscire. Nel 2018 abbiamo l'occasione di conoscere un manager P8 di Alibaba.com. P8, perché vi dico P8? Perché in Alibaba i manager partono da P6 a P10. Ecco, quindi P8 è un manager già importante. Il P10 è un manager che parla solo con Alibaba, ecco, praticamente è importantissimo. Questo manager lavorava per un e-commerce cinese, la Main.com, e era una signora, fu da lei che ricevette una richiesta, la quale mi disse: ma Mauro, tu che sei stato tanto tempo in Cina, aiutami a trovare un prodotto di qualità e di un brand non conosciuto, perché c'è già tanta concorrenza, vediamo se riusciamo a decollare con questo. Presentai al team cinese i prodotti di carte di André Morisse, i prodotti piacquero tantissimo e ne seguì un ordine e un riordine nello stesso anno, tanto che l'azienda aumentò il fatturato di un 15%. Nello stesso periodo ricevemmo la visita anche del suo capo, che era un P10. Ecco, oltretutto io non sapevo la differenza tra P10 e P8, però quando ho parlato con questo manager mi sono conto che stavo parlando con una persona preparatissima e che ne sapeva molto più di me della moda in Italia, e aveva conoscenze di tutto rispetto dei grandi brand. Questo manager ci propose di fare un salto di qualitativo e di seguire un percorso di restyling del brand. Cioè bisognava di nuovo partire da zero, creando una nuova collezione su gusto e su trend cinese. Ma come fare? Allora ci invitò a Parigi in una riunione dove c'erano anche altri manager, e poi ci propose di inserire i prodotti di carte da André Morisse su una piattaforma di lusso, Timor Luxury Selection. All'inizio fummo un po' spaventati, perché noi sapevamo che su questa piattaforma c'erano i nomi più importanti, ed erano i nomi del gruppo Curry e del gruppo di un altro gruppo che adesso mi sfugge, del gruppo Richmond. Ecco,
vale a dire Prada, vale a dire Burberry, vale a dire Gucci, vale a dire Yves Saint Laurent, tutti brand importanti, ma noi non eravamo assolutamente niente, non avevamo soltanto un prodotto di alta qualità e tanta voglia di riuscire. Ci richiese, oltre questo, di adattare tutto il sistema gestionale dell'azienda e di essere collegati, in modo da potersi collegare con loro tramite un'interfaccia IRP e tramite API. André Maurice si impegnò a riassettare l'intero sistema gestionale dell'azienda. E poi su un suggerimento successivo ci suggerì di collaborare con il team di Timor assumendo un direttore artistico. Il direttore artistico era una signora giapponese che viveva a Londra, e questa signora qui aveva già lavorato per grandi brand ed era esperta del settore e lavorava con il gruppo di Timor. Questa signora qui ci indicò la strada per poter poi dopo fare una collezione in modo che avesse la possibilità di essere presentata su una piattaforma così importante come Timor Luxury Selection. Partimmo e piano piano ci rendemmo conto che la nuova collezione, sul suggerimento sempre della Giuco, del direttore artistico di tutto il progetto, doveva essere collegata alla storia di Casale Monferrato, dove l'azienda aveva sede. E allora andammo a scavare nella storia di Casale Monferrato. Andammo proprio alle origini, andammo nelle chiese, andammo nei musei a prendere tutte le foto perché tutta la collezione doveva essere collegata con i colori del territorio, doveva essere poi rispecchiata nel lookbook che si andava a creare. Siamo andati anche a scavare nella storia e abbiamo scoperto poi che l'azienda compie 100 anni quest'anno, quindi è un'azienda molto, molto importante. Abbiamo creato poi dopo, c'è stato fatto lo shooting, abbiamo studiato il posizionamento, abbiamo studiato i modelli, si è creato poi alla fine un lookbook. Il lookbook che era della collezione l'abbiamo chiamata anche lì. Abbiamo rifatto anche il marchio, e anche il marchio è stato oggetto di studio ed è legato in qualche modo all'immagine di Casale. Però ecco, questo non bastava, perché poi bisognava ancora farla conoscere e poi occorreva promozionarla. Su tutte le piattaforme cinesi, e qui noi siamo stati fortunati perché io a quel tempo e ancora oggi lavoro per un team cinese di ragazzi che avevano portato diversi brand di moda in Cina, e questi ragazzi qui si lavorava in squadra ed erano molto capaci, potevano inserire anche i prodotti e promozionare attraverso i social cinesi, parlo di WeChat, mini programmi, Weibo, YouTube, il nostro corrispondente di YouTube. I prodotti di André Maurice furono esposti poi inoltre in 3 negozi che aprimo nella città di Wuhan, e questi successivamente aprimo anche un altro punto vendita nell'outlet di Wuhan, perché dovete sapere che a Wuhan c'è un outlet uguale a quello di Saravalle Spiga della Pettacco che è stato copiato interamente, è un outlet gemello che non è stato fatto dagli italiani ma è stato interamente fatto dai cinesi. La linea Tellier in questo modo entra nel top delle piattaforme di lusso, tipo Luxe Excellence, tra i grandi brand del gruppo Burberry e del gruppo Richemont. Ecco qui la vedete, queste sono foto prese da un mini programma, oppure sono foto prese dal web attraverso WeChat, e vedete qui che c'è Brunello Cucinelli, Loro Piana, André Maurice, Dior, Zegna, Rick House, Giorgio Armani, Hugo Boss, questi sono tutti grandi brand, quindi troviamo anche il nome di André Maurice, che praticamente era un emerito sconosciuto. E così
anche qua troviamo l'oro piano, Brunello Cucinelli, Andrea Moris, quindi praticamente era facile, il posizionamento era facile. Questi sono i negozi di Wuhan che abbiamo aperto, questa è una parte di inaugurazione. E poi ecco, la cosa interessante è che dopo 3 anni che abbiamo lanciato il progetto, e nonostante il Covid ci abbia interrotto più volte, dopo 3 anni dalla partenza, finalmente i negozi entrano nei negozi fisici del brand di Andrea Moris. Quindi ora negli outlet, nei negozi outlet, sia quello di Saravalle, sia quello di Colombo, sia quello di Mol, di Barberino, Andrea Moris non ha i negozi vuoti come altri brand che non sono conosciuti, ma ha i negozi pieni di buyer, di ragazzi cinesi che comprano la roba loro. Questo merito di tutto il lavoro che è stato fatto nella parte cinese. Quindi e questo torna a vantaggio anche dei negozi, che il turnover sale di giorno in giorno. L'azienda ovviamente è molto contenta. Perché? Perché ha risolto sia un problema, è riuscita a vendere in un mercato difficile e in più riesce a mantenere i negozi aperti e a far salire il fatturato del negozio. Tutto questo, ora io ve lo riassumo molto brevemente, ma è stato fatto con un grande lavoro. Infatti c'è stato poi un avvicinamento e un avvicinamento e un cambiamento anche di strategia, perché qui vedete le foto di Andrea Moris, del lookbook di Andrea Moris di 3 anni fa, quando non avevamo ancora iniziato. Qui vedete Andrea Moris che è legato alla storia di Casale ed è tutta un'altra cosa, ecco. Quindi è molto, molto interessante. Perché? Perché noi è molto importante che noi, quando abbiamo un prodotto, parliamo della storia, perché il cinese, cioè, può comprare una maglia di cashmere, perché ce ne sono tanti produttori di cashmere, però lui insieme alla maglia di cashmere vuole comprare anche la storia, e noi ne abbiamo tanta storia, ecco, ne abbiamo tanta, dobbiamo soltanto fargliela sapere, fargliela conoscere, mettere insieme i prodotti che abbiamo, se dobbiamo vendere. Questo non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Quindi queste foto qua che voi vedete hanno un significato intrinseco profondo. Perché? Perché ci danno l'indicazione di quello che dobbiamo fare. Ma lo dobbiamo fare anche negli altri prodotti. Ecco, questo è molto importante. Talvolta ce lo dimentichiamo. Pensiamo che vendere un maglione, una maglia o vendere un cappotto di cashmere sia sufficiente la qualità e quella possa andare avanti da solo. No, non è proprio sufficiente. La nostra storia però può essere il completamento di tutto questo, ecco, può farci avere dei risultati veramente importanti. Cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato che per vendere in Cina occorre una strategia, occorre un progetto. Poi abbiamo imparato una cosa molto importante, che ci vuole tanta pazienza, perché sono culture diverse, loro pensano un modo, noi diciamo una cosa, loro la interpretano in un'altra. D'accordo che alcuni conoscono la loro lingua, però non ne catturano poi dopo il significato, come noi non riusciamo a catturare il loro significato. E quindi nascono dei misure esterne. Quindi bisogna avere tanta pazienza, le cose dire una volta e più volte. Poi bisogna comunicare con la giusta strategia di marketing, far leva sulla nostra storia, come ho detto prima, e su quella del brand, cioè un brand, la storia del brand. Se è un brand che ha 100 anni, bisogna raccontare, bisogna documentare, bisogna dirgli da dove è venuto, che cosa hanno fatto, chi erano i primi, come è partita tutta la storia. Poi ecco, posizionare il prodotto bene è altrettanto importante. Siamo riusciti a metterlo in mezzo ai grandi, quindi anche un brand che non è molto conosciuto può diventare a livello conosciuto come i grandi. Basta metterlo in mezzo a loro. Poi si renderà più volte necessario ricominciare tutto da capo. Come ho detto, non è semplice. Però non occorre perdere la pazienza. Altro punto di nuovo importante, importantissimo,
occorre lavorare in squadra, uno per tutti e tutti per uno, e non essere avidi anche o pensare a quello che si può guadagnare sicuramente. L'importante è che la squadra riesca ad arrivare al target che si è promessa, ecco, al risultato che si è promesso. Noi non ci saremmo arrivati se ognuno avesse pensato a quanto potevo guadagnare. Io con questo ho finito, comunque ringrazio tutti voi per avermi dedicato il vostro tempo, ringrazio i miei amici di Unexport Manager per avermi dato l'opportunità di esplorare questo percorso, il team Buy to Buyer che ha fatto da ponte tra Italia e Cina, e il team di JPEG International che ha supportato la campagna di marketing sui social cinesi, e il team di Andrea Morisi che mi ha dato fiducia, il team di Alibaba, Tmall, Made.com e il team della signora Giugo che è stata direttore artistico del progetto. Ringrazio inoltre me stesso, concedetemelo, per aver avuto la pazienza e la costanza di mettere insieme culture e mentalità così diverse. Grazie. Grazie Mauro, bell'intervento. Abbiamo visto anche un prontuario dalla zona di Serra Valle Stivia, di quello che può essere il modus di operare per entrare in Cina, quindi non solo tutto per scontato, non bisogna guardare nel piccolo ma guardare nel grande, avere una visione anche di quello che bisogna fare, perché senza una visione tante volte non si arriva. Io amo pensare che il nostro lavoro sia come mettere una nave in mare, ma bisogna avere buona padronanza del timone e sapere da che parte girare la poppa e la prua, perché se non sai da che parte girare, da che parte remare, sei in balia del vento e delle onde. Quindi noi come export manager dobbiamo guidare la barca e sapere dove dobbiamo portarla, almeno io la vedo un po' così. E tu c'avevi la visione di dove andare per fare in modo che questo brand avesse l'opportunità di essere portato sul mercato cinese. Va bene? Ti ringrazio ancora Mauro e passerei la parola a Xian Zhang per il suo intervento, che ci parlerà appunto di piattaforme digitali in Cina alla scoperta di WeChat e JD. Quindi grazie, Marco. A te la parola, Xian, vuoi condividere lo schermo? A te la parola, grazie. Sì, grazie Marco. Ciao, buongiorno a tutti. Sono Xian. E questa è la mia prima volta che partecipo, anzi non è la prima, perché ho partecipato una volta quando lavoravo in Alibaba Group.